In Iran la protesta è diventata endemica e le autorità si ostinano ad adoperare il pugno di ferro contro le rivolte di piazza che risalgono alla morte di una 22enne arrestata dalla buoncostume per futili motivi. Il governo ha annunciato che si terranno processi pubblici per 1.000 persone arrestate durante le proteste a Teheran, ma le violenze proseguono con poliziotti in borghese che sparano contro la folla, come in questa immagine all'Università di Teheran registrata il 30 ottobre. I processi si terranno per direttissima, come annunciato dalle autorità. Amnesty International definisce quella di Teheran come una repressione brutale. Durante il fine settimana si sono ancora moltiplicati gli scontri. Almeno 283 persone sono morte, più di 14.000 sono state arrestate dall'inizio delle proteste. Per alcuni dei reati contestati è prevista la pena di morte.